Eccomi qua, oggi sono a Lodi, qui ci sono le macchine, qui ci sono io, ciao. E è iniziato il martello laggiù e l'asta qua. Sono a Lodi per la finale oro del campionato italiano di società. Adesso ci sono, è stato con l'asta e il martello, come avevo appena detto. Pomeriggio, cioè tra un'ora e mezza circa, iniziano tutte le altre gare. Un rebus per voi, già che sono qua vi dico, sono a Lodi, ok, Lodi, e farò delle ottime foto, con ottime foto linkato, con un link, quindi scoprite il rebus, poi se me lo mandate in email, vincete qualcosa, ripeto il rebus, intanto guardate il sito con l'asta. Allora, ripeto il rebus, farò a Lodi, farò delle ottime foto col link, solo ottime foto linkato, Dai, che dire, ci sentiamo dopo. E c'è come sempre Giancarlo Colombo della Fidal, bravissimo, poi molto gentile, disponibile. Una gran persona, insomma, oltre che una personalità. Il tempo non è dei migliori, però tanto non pioverà, anche se stamattina qualche gocciolina c'era. Ci vediamo dopo. Ciao. Sempre a Lodi. È stata un po' così questa giornata e sì, le prime foto sembra un po' così, è difficile, no? I primi scatti comunque sono venuti bene, per carità, perché sembra un po' titubante. Ci sono stati 1500 metri donne e canali del Val Sugana, che è la società che devo fotografare io, e Perlanda della Quercia, hanno fatto una dura battaglia. Poi ha vinto un'altra del Val Sugana, una keniana, e seconda canali, molto brava è stata. Veramente una bella gara, anche delle belle foto. Adesso faccio un po' di peso. È stato anche il lancio del giavellotto. Fatto un po' di foto. Non si vedono. Poi ve le faccio vedere. Le ho fatte la siepe col 16-35 mentre le atlete si tuffavano in acqua. Adesso inizia anche il salto triplo donne che devo fotografare. Però adesso torno alle siepi, alla riviera, perché c'è sono i 3.000 maschili, 3.000 siepi. A dopo. Il mitico Ivano Brugnetti ovviamente è in testa alla gara di marcia, 10 km. Dopo le gare di marcia ci saranno le staffette, 4%. Giavellotto sta per finire, adesso vado su che vediamo di mandare delle foto ai giornali, ma ormai mi sa che le mando dopo. E gara femminile di marcia l'ha vinta Sibilla Di Vincenzo. A parte che sono davanti a una cassa e non si sentirà niente, però volevo farvi notare l'impianto di illuminazione dello stadio. E la cerimonia di premiazione della gara di marcia. Due non si vede neanche. Effettuerà questa premiazione l'architetto Mauro Tanelli. Quattro di là uguale, tutti piccoli. Della Sireback Rocking. Ho dovuto interrompere perché a un giudice gli era caduto un foglio, allora l'ho rincorso per dirglielo. Adesso c'è Simone Coglio qua. Francesco Ciappa, 44. Oh, scusate, sono proprio davanti alla cassa. C'è Simone Coglio qua nei cambi. Quarto cambio. Il posto migliore per fotografare il terzo cambio, non il quarto. Il quarto staffettista è questo, vedete? Dove la curva si innesta nel rettilineo. 45, 40. Perché qua 0-4. Si riesce a prendere la zona di cambio che va dalla linea gialla, quella linea gialla laggiù,
perfettamente, si riesce a prendere, inoltre non si ha nessuno davanti qua, perché per forza nessuno può starti davanti, invece se uno sta lì, uno può stargli davanti lì, magari, che ne so, passa un atleta e si mette davanti e mentre fai la foto non viene, invece qua è perfetto. Ricordiamo okay, che ciao. Tutte le foto di questa prima giornata della finale oro dei campionati di società sono reperibili dietro la tribuna di fianco Simone al tendone Coglio. Bianco. È terminata la prima giornata della finale oro dei campionati italiani di atletica leggera qui a Lodi, è sabato 26 settembre 2008. Adesso sono qua in hotel e domani seconda giornata con inizio non la mattina presto come di solito accade, ma si inizierà verso mezzogiorno con il salto dell'asta femminile e il martello maschile. Per ora è tutto, ci vediamo domani, ciao! Questo annullo, seconda giornata, finale a oro di società di atletica leggera a Lodi. 28 settembre 2008, questa è la sta femminile, una bellissima gara quest'oggi, e il martello maschile invece è nelle fasi di finale con Marco Lingua in testa. Una splendida giornata anche oggi, nel senso che ieri non era una bella giornata, che adesso faccio un po' di foto. Tra poco ci sono gli atleti che devo fotografare io della Val Sugana. Vediamo questo com'è. Foto. Niente. E quando ho detto foto, lì bisogna fare le foto dalla posizione in cui sono adesso. Qua nell'asta le foto si possono fare da davanti, da dietro. Da davanti mentre si fa la rincorsa, da dietro mentre staccano e lasciano l'asta per aria, e da qua dal lato nel momento in cui ve l'ho detto io mentre salgono. Ciao. Anna Giordano Bruno all'asta che si vede sul maxi schermo è a 4,25, buona misura. Hanno detto che vogliono provare a fare il record italiano, vediamo questo salto. Ah, niente. Arrivo fallito di poco, comunque Anna Giordano Bruno può superare senza. Questo qua è entrato proprio nel vivo la manifestazione. Infatti c'erano un sacco di cose da fotografare, c'è il disco qua, il lungo, l'asta, i 400 metri ostacoli, tutto insieme. C'è anche molto pubblico. Come ieri. Secondo posto per Madeline Martinez. C'è un attimino di pausa, adesso ci sono gli 800 metri, però devono fare la seconda, terza e quarta serie, che non sono i più forti. I più forti erano nella prima serie che ho già fotografato, il triplo è finito. L'alto è ancora, l'alto maschile è ancora misura abbastanza bassa. Tra un po' inizia il giavellotto femminile. Iniziano le ultime finali, allora ci sono, adesso si stanno facendo i 5.000 metri, l'arrivo c'è, adesso inizia la finale del peso maschile, e lungo maschile, giavellotto femminile già iniziata. Sono qua, ciao! Sul traguardo anche Filippo Bade, la 100 torre di Pavia. Adesso faccio un po' di foto. L'ultimo atto agonistico 4x400 staffetta, è l'ultima gara in programma di queste due giornate. Fatto le premiazioni, non ci sono stati gavettoni che di solito ci sono. Io sono qua e ci vediamo alla prossima, ciao. Domenica 20 settembre, meeting nazionale giovanile della Val Sugana. Al secondo posto.
ieri gara di cosplay a Rovereto, l'altro ieri Coppa del Mondo di arrampicata di difficoltà in Austria, oggi qui a fotografare i più giovani in Val Sugana. E al terzo posto con tempo di 7,94. Le macchine sono qua e adesso ci sono i 50 metri degli esordienti, adesso sono le esordienti femminili. C'è anche il lungo qua, delle cadette mi sembra. Una molto forte anche, 5,03 mi pare che ha fatto il suo salto migliore oggi. Anche questo non è male, Allora, il concorso 4, del lungo 4. 4,54, immaginiamo. Ok, dai, adesso lo starter si prepara e faccio le foto a queste. Ciao.